Vogliamo rendere oggi omaggio alle donne e raccontiamo, come dicevo all'inizio, la testimonianza di alcune donne. Questa volta è la testimonianza di una mamma in difficoltà che è riuscita ad aiutare tante altre mamme. La fantasia è stata necessaria per tutta la mia vita, perché io parto con una condizione di persona che vede 10 decimi e mi ritrovo molto giovane senza vista. E quindi la vita è tutta da inventare e la fantasia in questo aiuta, perché davvero uno cerca di immaginarsi ciò che non gli capita di vedere, no? Credo di essere stata abituata da sempre a fare un certo tipo di sacrifici, perché la mia era una famiglia povera, che però mi ha permesso di studiare. Ero da sempre allenata a rinunciare a determinate cose per conquistarne delle altre. E questo è successo quando io ho perso la vista. Ho perso la vista, ma devo dire, ho guadagnato un mondo diverso, fatto di sensazioni, di sensibilità. Io, 20enne, 22enne, ero una persona assolutamente autonoma e di questo mi vantavo moltissimo. È successa questa cosa, ho scoperto gli altri. Quando in questa fatica di non vedere con dei bimbi magari piccolissimi come erano i miei a quel tempo, mi sono immaginata di voler stare accanto alle donne che facevano una certa fatica a far nascere il loro bambino e anche a farlo crescere, perché che nasca va bene, ma poi deve anche crescere bene. Non è che sia così fermamente convinta dell'istinto materno. C'è chi ce l'ha molto anche spiccato, ma ci può essere anche chi non ce l'ha. Allora, già affrontare tutti i cambiamenti che la gravidanza comporta, sia nel corpo, sia nella psicologia e nel pensiero della donna, è una cosa abbastanza particolare e quindi va accompagnata in questo. Poi quando il bambino finalmente nasce e ce l'hai in braccio, forse bisogna anche imparare ad aiutarlo a crescere bene. Avevo 3 bambini già e mi sono accorta di aspettare il quarto. Era un problema perché vuoi la crisi, poco lavoro, mi sono preoccupata. Non ero convinta di tenere questo quarto bambino, anche se in casa nostra siamo tutti contro l'aborto. E allora sono andata dalla mia dottoressa. Mi hanno informato di questo corso che seguivano queste mamme psicologicamente, ma anche un aiuto materiale, diciamo. All'inizio ero un po' titubante perché ti dicono che devi fare questi colloqui obbligatori una volta al mese, sai, poi coi psicologi, pensi all'assistente sociale, sai, un po' tutte queste cose qui, però ci ho provato lo stesso e invece mi sono accorta che è stata una cosa bella. Le psicologhe ti mettono a tuo agio, non hai più paura di dire beh, vado lì a chiedere aiuto, e mi hanno seguito fino all'anno del mio quarto bambino, Michael. La nostra è un'associazione di volontariato. Io che sono vecchietta posso permettermi di fare la volontaria in tutti i sensi. Gli altri hanno bisogno di un pezzettino di stipendio e poi però tante cose le fanno da volontari, perché non lavoriamo con le carte, lavoriamo con le persone. Non sono una persona che abbia un percorso particolare di fede, se non quello di noi poveretti che cerchiamo di fare le cose anche pensando che c'è qualcuno
di più grande a cui affidarci. Mi sento ingaggiata. Cristiani di nome non mi interessa molto, no? Ho sempre fatto altro. Non so, la catechista, ma a un certo punto ho sentito che dovevo fare questa cosa qui, che questa era la risposta al mio battesimo e che questo sarebbe stato il senso della mia vita. Parliamo di una